Sara Yılmaz, attrice turca, molto conosciuta in Italia, soprattutto per i ruoli con Özpetek. Nel film Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio interpreti il ruolo di un'iraniana in cerca di asilo politico, che però non vuole essere considerata un'immigrata. Eh sì, perché c'è una grandissima differenza. Lei vuole che sia riconosciuto questo suo stato perché ha dovuto lasciare il paese senza volerlo, perché era costretta sotto le minacce che pesavano su di lei e quindi ha ragione di lottare per ottenere questo riconoscimento. C'è una scena che colpisce molto in cui tu appari con la bocca cucita. Che cosa significa? È il suo modo di contestare il non riconoscimento di questa sua domanda di asilo politico. È un gesto molto scioccante, molto forte, violento, però che colpisce molto, insomma. Nei tuoi ruoli, anche quelli precedenti, i precedenti film, c'è un bel rapporto quasi viscerale con la cucina. Che è anche vero per me, io sono una persona che cucina soltanto per il piacere, perché ho questo lusso di non essere obbligata di cucinare. Ho una figlia che è grande, è cresciuta, ha la sua vita e quindi non sono una madre di famiglia che deve nutrire tot gente ogni giorno diverse volte. Quindi io cucino soltanto per i miei amici, per la gente che amo, per condividere gusti, sapori e momenti di intimità con loro. Quindi è molto importante per me questa condivisione di qualcosa che uno fa con le sue mani proprio. E in Turchia ho anche una trasmissione televisiva che in realtà non è una trasmissione, non è un programma di cucina, è un programma di talk show, in cui ho un ospite del mondo della cultura, ma mentre noi parliamo, ho un assistente che cucina con le mie istruzioni, ogni tanto ci metto la mano anch'io nella pasta e alla fine di questo programma, che dura un'ora, mangiamo insieme quello che è venuto fuori. Ma io faccio in questo programma, diciamo che le ricette sono spessissimo invenzioni miei, anche se sono ricette che esistono in cucina italiana o francese o turca, c'è sempre un tocco personale, anche perché non tutti gli ingredienti si trovano ovunque, quindi devo variare. La tua ricetta preferita? Guarda, la mia ricetta preferita, diciamo, non posso parlare di una ricetta preferita, ma come cibo, l'unica cosa che mi manca quando sono fuori dalla Turchia sono involtini di foglie di vita, ma che sono riempiti di carne e che sono un po' acidi. Questo mi piace molto e non si trova altrove. E recentemente hai scritto anche un libro. Non l'ho scritto io, è un libro scritto su di me dalla scrittrice Andreina Suicchi. È una biografia. È una specie di biografia perché non ho solo una biografia, è anche tutto un aspetto, tutto un panorama della donna in Turchia.